Avremo notato che il Vangelo che abbiamo appena ascoltato questa mattina è lo stesso che abbiamo ascoltato recentemente, non questa domenica ma la precedente, nella Santa Messa, che insieme alla prima lettura che narra della vocazione di Mosè che stiamo seguendo, ieri abbiamo visto il suo tormentato percorso, qui era molto adulto Mosè, prima di arrivare a quel momento aveva compiuto un lungo cammino. E quello era il momento giusto per essere chiamato da parte di Dio. Gesù nel Vangelo dice, nella seconda parte del Vangelo, tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo vorrà rivelare. Qui Gesù manifesta il mistero delle scelte divine, che sono libere, come tutte quante le cose che Dio fa. Sapete che in teologia si dice che scegliere una persona è un'operazione che la Trinità compie ad extra, si dice tecnicamente, non dentro di sé ma fuori di sé. Allora, Padre Luis Ladaria, attuale neonominato prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, è stato mio professore di Trinitaria alla Gregoriana, spiegava benissimo alcune cose. E diceva, le azioni della Trinità, attenti, ad intra, cioè dentro di sé, sono libere e necessarie. Senza però che quella necessità comporti in Dio nessun tipo di costrizione. Perché le operazioni divine dentro la Trinità sono quelle per cui la Trinità è quello che è nella generazione del Figlio e la progressione dello Spirito Santo. Per cui non può essere altro che così. Ma questo non è essere altro che così, in Dio non provoca alcuna costrizione. È un mistero. Mentre quando Dio agisce fuori di sé, le istruzioni sono sempre libere, ma non necessarie. Era necessario che Mosè fosse scelto per... doveva essere solo lui e per forza lui. E la Divina Maria? Sapete che negli scritti di Maria Valtorta rimane sempre colpito, perché la più grande virtù, nonché eccezionale, è l'umiltà. Dice che lei per tutta l'eternità, davanti al trono di Dio, gli umilia il suo nulla, per la gratitudine, dice, tra tante anime che hai creato, alla mia anima hai colmato in questo modo così straordinario e gli ha dato la grazia di essere la madre del Verbo. Così Mosè è stato scelto da Dio, per una missione molto grande. E in base a cosa Dio fa queste scelte? Allora, le azioni della divinità ad extra sono libere, diceva il professor Ladaria, e non necessarie, ma non arbitrarie. Cioè Dio non è che fa le cose così, spara nel mucchio e dice chi è? Quello, a caso. Ci sono tutta quanta una serie grandi di ragioni, molte delle quali erano ignote, in parte dipendenti dai divini voleri, che a noi sono ordinariamente ignoti, i decreti di Dio, i suoi disegni, in parte però, e questo è quello che ci deve sempre essere presenti perché coinvolge la nostra libertà, in parte dalle disposizioni dell'uomo. Dio sapeva che si poteva fidare della Madonna e che non l'avrebbe mai delusa, non lo sapeva. Ed è per questo che gli ha affidato tutto. E nella divina volontà in cui stiamo cercando di entrare in questo giorno, no? Ieri sera leggevo un passo, no, mi sa che è quello che devo leggere questa sera, ho letto soltanto il titolo, cioè l'uomo con la sua indignità costringe Dio a non fargli i doni. Cioè noi stiamo sempre a lamentare con il Padre Eterno, e il Padre Eterno si deve lamentare di noi. Cioè, con la sua cattivo uso della libertà, cioè, se Dio potesse, tutto quello che ha dato alla Madonna, non proprio tutto, ma quasi, tutto quello che ha dato alla Madonna, no, ma quasi, l'avrebbe dato a tutti. Il problema è sempre in noi. Le storie che Dio fa si fanno ordinariamente nella debolezza umana, tutte le storie di vocazione della Bibbia,
sono sempre caratterizzate da questo dialogo, no? Dio si manifesta, lui dice: ma chi sono io per fare questa roba qui? E poi sempre: io sarò con te, ti preoccupare, vai. Quindi sono cose che si compiono nella potenza di Dio, ma che richiedono sempre la risposta dell'uomo, la sua. Cioè, Mosè ci ha dovuto, a un certo punto, dire di sì, e ci ha dovuto andare dal faraone, poter rimanere lì in eterno, no? E questa è la seconda cosa, è che noi dobbiamo avere un cuore accogliente nei confronti dei doni di Dio. Non bisogna darlo per scontato. Guardate che sia delle missioni che lui ci dà, fossero anche del tutto singolari o particolari, ma sia anche dei doni che lui ci dà. Guardate che non è facile accogliere un dono. Io mi ricordo quando studiavo diritto privato, la donazione non è valida se non c'è l'accettazione del donatario. Dico: ma che cretinata è, pensavo tra me e me. Dico: ti pare che uno gli fanno un dono e non lo vuole? La donazione è valida se uno decide di regalare una cosa, che c'entra l'accettazione del donatario. E invece uno è diritto civile, c'entra l'accettazione, perché io potrei dire: non lo voglio, te lo tieni. Allora fa parte, attenzione, del nostro impegno, chiamiamolo ascetico, nella divina volontà, imparare a riconoscere i doni di Dio e prenderli. Perché Dio lo vuole. Ripeto, non è una cosa che si, perché a volte noi ci chiudiamo per un malinteso senso di umiltà, d'accordo? Può darsi anche che uno si chiuda per un malinteso senso di indegnità, per un malinteso senso di penitenza. I doni di Dio vanno accolti, vanno. E vanno accolti, beh, vanno accolti con profondissima responsabilità, non vanno respinti, non vanno disprezzati, non vanno misconosciuti. È un peccato grave questo qui. C'era il Vangelo di domenica scorsa, la frase che io dissi nell'omelia, dico: mio, prima volta che leggevo il Vangelo non ci capivo niente questa frase qua, che significa: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Perché la Madonna è diventata quello che è diventata? Perché da subito ha cominciato a rispondere al 4000%, sempre, d'accordo? Ogni volta, ieri sera leggevo un passo stupendo, bellissimo, tra lui e Gesù c'era un rapporto di amore intensissimo. Allora, se Dio ti fa dei regali d'amore, vuole che tu gli rispondi. Se ti dice ti amo, vuole che tu gli rispondi. Non puoi prenderti il ti amo di Dio e te ne stai imparato così. Non vuole, eh. Lo posso rileggere? Lo voglio rileggere. Guardate, è stupendo. Ed è così. Sentite sta roba, eh? E poi chiudiamo. Figlia mia, dammi riposo, fammi sfogare in amore. Se la giustizia vuole il suo sfogo, può sfogarsi con tutte le creature. Il mio amore, attenti, invece, può sfogarsi solo con chi mi ama. Con chi è ferito dallo stesso mio amore e delirando va trovando sfogo nel mio amore chiedendomi altro amore. E mentre ciò diceva, attenti, mi baciava, ritornava a baciarmi e mi diceva: ti amo di un amore eterno, ti amo di amore immenso, ti amo di un amore a te incomprensibile, ti amo di un amore che non avrà mai né limiti né fine, ti amo di un amore che mai potrà eguagliarmi. Ma chi può dire tutti i titoli con cui Gesù diceva ad amarmi? Attenzione. E ad ogni motto che diceva, attendeva la mia risposta. E me lo baciavo e ribaciavo, e come andavo ripetendo ti amo, così Gesù si quietava e prendeva riposo. Questo è. Quindi, i grandi destinatari dei doni di Dio, quello che noi possiamo comprendere, c'è un mistero, d'accordo? Ci sono dei misteri di elezione che non si possono comprendere. Io anche mi sono, non me lo chiedo più. Il dono del sacerdozio è un dono inestimabile. Io sono uno tra le creature privilegiate del pianeta Terra che ha ricevuto questo dono. Perché non bisogna più chiederselo, d'accordo? Quello che dobbiamo fare è, una volta che te lo trovi, accoglierlo con estrema gratitudine,
perché molte persone che hanno il dono del sacerdozio non rispondono di sì. Io già ne ho conosciuto tantissimi di ragazzi evidentemente chiamati che non hanno risposto di sì, e poi corrispondere nel miglior modo possibile. Rispondere, perché si cresce e si diventa santi tanto quanto c'è un gioco, c'è, capite? Continuo. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, cioè chi risponde bene. A chi non ha, gli viene tolto anche quello che viene dato a un altro. Questo Dio lo fa sempre, questo qui, eh. Se uno si rende indegno delle sue grazie, le misconosce, le rifiuta o ci sputa sopra, Dio ti prende e sposta ad un altro, eh. E fa bene. Detto fra me e voi, insomma, perché l'umana ingratitudine può avere un limite, no? Cioè, Gesù la tollera, diciamo così, per quanto riguarda i peccati, perché cerca fino alla fine comunque di salvare la persona. Ma se c'è un dono particolare da parte dell'Altissimo, Gesù vuole i cuori grati e li fa ordinariamente a cuori che sa che possono corrispondere con gratitudine, anche se per varie circostanze possono avere delle difficoltà contingenti legate a vari fattori, poi però sa benissimo che risponderanno e corrisponderanno. Questo vale per tutti. Nella vita straordinaria, nella vita ordinaria, nella vita dei doni di grazia comuni, nelle missioni particolari e in ogni cosa. Chiediamo a Maria Santissima, che su questa è la maestra assoluta, perché ha super corrisposto ad ogni minima mozione della Santissima Trinità Divina, raggiungendo dei vertici che sono assolutamente irraggiungibili, che ci danno le grazie di essere sempre perfettamente rispondenti a quello che Dio si aspetta da noi e pronti a ricambiare in ogni minimo particolare, ma soprattutto col nostro ricambio di amore, i doni che lui ci fa. Siano lodati Gesù. Senza che siano lodati.